Per il vostro soggiorno in Liguria, Hotel Milano, in Corso Garibaldi, nel pieno centro di Sanremo, in una villa stile Liberty, è a vostra disposizione tutto l'anno. I carabinieri di Sovere e Tavernola hanno arrestato a Bossico un 53enne di Costavolpino per minaccia aggravata e detenzione di armi e munizioni. L'uomo, durante un litigio per un'eredità, ha minacciato di morte il cognato, puntandogli contro un fucile da caccia e sparando due colpi in aria. Disagi oggi e domani in Lombardia per chi si muove con i mezzi pubblici. Scioperano infatti i dipendenti di Trenord iscritti ad alcune sigle sindacali. Al centro della contesa la legge Fornero, in particolare per quanto concerne il proseguimento del lavoro fino a 67 anni. Problemi per il Malpensa Express. È di una pensionata di 93 anni, residente nel Bresciano, il corpo trovato nel lago di Garda all'altezza di Salò. Le cause del decesso non sono ancora state stabilite. I carabinieri propendono per un gesto estremo. I medici dell'azienda ospedaliera di Crema tornano in campo a sostegno della donazione di organi. Sabato dalle 9 alle 19 saranno in Piazza Duomo per informare i cittadini sulle modalità di accesso alla donazione. All'iniziativa partecipano anche i volontari di Aido e Avis. Tragedia all'aeroporto di Vanzago a Alzate Brianza. Un uomo di 73 anni, residente in provincia di Lecco, è morto dopo che il suo aliante è finito fuori pista in fase di atterraggio. Nonostante l'intervento dei soccorsi, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Spazio alle scuole di danza attive sul Cremasco. Fino a martedì 17 giugno al San Domenico di Crema sono in programma i saggi di danza di 16 scuole. Si inizia con Frozen, proposto dall'Unione Sportiva Acli di Crema e Romanengo, e si termina con Silvia, spettacolo proposto dalla Scuola Dinamica Corporale delle Acli di Crema. Una donna di 71 anni è stata aggredita in via Segneri a Milano da un nordafricano. L'uomo le ha afferrato la collana d'oro che portava al collo, strappandola. L'aggressore è poi fuggito verso il centro, scomparendo. Il sindaco di Crema, il comandante della polizia locale ed un agente hanno consegnato agli allievi della scuola primaria Buon Pastore i diplomi di partecipazione ai corsi di educazione stradale svolti nei mesi scorsi. La cerimonia si è tenuta nelle aule della primaria. Passeggeri scioccati a bordo della Piacenza, Milano, delle 18:09 di ieri. Ignoti hanno lanciato un sasso contro il convoglio nel tratto tra Secugnago e Lodi. Il sasso ha rotto il finestrino e solo per caso nessuno è rimasto ferito. Il fatto è stato denunciato alla Polfer. Qual è la situazione dell'artigianato lodigiano al 31 dicembre dello scorso anno? Meno critica di altre zone della Lombardia. E quanto emerge dal rapporto 2014 dell'Osservatorio Artigianato e Piccole e Medie Imprese di Confartigianato? Il documento è stato presentato da Alicia Redolfi nel salone della sede lodigiana di Confartigianato. Abbiamo il maggior numero di under 35 che ha avviato una impresa, ha sottolineato la ricercatrice. Ruba in un negozio un telefono cellulare, ma la vittima lo insegue assieme ad altre persone e lo consegna ai carabinieri. È accaduto a Casal Pusterlengo. I militari hanno salvato dal linciaggio uno straniero entrato in un negozio di Viale Cappuccini per rubare. È stato dedicato ad Adir Abel Rahman, il parco comunale che a Lodi si trova tra Viale Piacenza e Via Spezzaferri. La giovane studentessa delle Einaudi,
perì nel febbraio dell'anno scorso assieme alla madre e a due fratelli nell'incendio che si sviluppò all'interno della cascina Vistarina a Salerano sul Lambro. Alla cerimonia sono intervenuti gli amministratori comunali, i rappresentanti delle Einaudi e le compagne di classe della ragazza. Si è appropriato indebitamente per 16 anni di 115.000 euro di proprietà di un pensionato di 71 anni residente a Trigolo. I carabinieri di Castelleone hanno denunciato alla procura di Cremona un agente di commercio di 57 anni. Dovrà rispondere di truffa e appropriazione indebita. Infortunio sul lavoro a Goito. Un agricoltore, mentre era alla guida di un trattore, ha urtato alcuni cavi dell'alta tensione. Per lui non c'è stato scampo, una scarica da 15.000 volt non gli ha lasciato scampo.